Allora Lorenzo, iniziamo subito. Come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Oggi è il compleanno di una grandissima. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi entriamo sotto il segno del toro. Vediamo un po' un attimino quali caratteristiche hanno questo segno. Sono tenaci, caparbi, leali, pazienti. Riflettono prima di fare qualcosa e poi sono molto sensuali. Nel 1941 a Bologna nasceva Mara Maionchi. Nel 1953, dopo alcuni problematici anni scolastici, decide di abbandonare gli studi. Mara Maionchi motiva la sua decisione così. Lo studio e la sottoscritta appartenevano a due universi paralleli, di quelli che non si incontrano mai. Prima di accedere al mondo discografico, lavorava in varie aziende di diverso tipo, come una società di spedizioni internazionali, un'azienda di prodotti antiparassitari per l'agricoltura e una ditta di sistemi antincendio. Nel 1967, tramite un annuncio sul Corriere della Sera, trova un lavoro presso la casa discografica Ariston Records. I primi artisti con cui lei inizia a collaborare sono Ornella Vanoni e Mino Reitano. La permanenza all'Ariston Records dura fino al 1969, quando Mogol e Lucio Battisti fondano la numero 1 e chiamano Mara Maionchi a lavorare per la neonata etichetta in qualità di addetta stampa per artisti come Formula 3, premiata Forneria Marconi e Tony Renis. Nel 1975 trova occupazioni presso la Dischi Ricordi e qui incontra la grande Gianna Nannini, che gli offre un contratto in esclusiva editoriale. Qualche anno più tardi diventa la direttrice artistica di questa grande azienda. E inizia qui a seguire il percorso di Edoardo De Crescenzo, che lo porta poi al Festival di Sanremo con il brano Ancora. Nel 1983 le viene offerta la direzione artistica della casa discografica molto famosa Fonit Cetra. E in quel periodo cerca di rilanciare la carriera di Mango, che allora non era conosciuto. Sempre nel 1983 Mara e suo marito Alberto Salerno fondano l'etichetta Nisa, che prende il nome dal nome d'arte di Nicola Salerno, papà di Alberto. Ha iniziato una ricca e florida stagione di successi negli anni 2000, primo tra i quali quello di Tiziano Ferro, che inizia una lunga collaborazione con la casa, che ha prodotto ben 3 album. Nel 2006, dopo 23 anni di esperienza con la Nisa, Mara e il marito decidono di creare una nuova etichetta indipendente che viene chiamata Non ho l'età, in riferimento alla canzone scritta dal suocero Nicola Salerno del 1964 per Gigliola Cinguetti, con lo scopo di aiutare nuovi talenti ad emergere. La casa discografica Non ho l'età ha cessato per la sua attività nel 2015, cedendo il proprio catalogo alla Curci Editore. Nel 2008 le viene proposto, come sappiamo da tutti, di diventare giudice di X Factor. E nel 2010 partecipa anche come attrice nel film natalizio di Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo La banda dei Babbi Natale. Alcune curiosità di Mara Maionchi. Nel 1976 sposa il suo Alberto Salerno, produttore e discografico, figlio di Nicola Salerno, anch'egli paroliere. Dal matrimonio sono nate 2 figlie, Giulia e Camilla, che l'hanno resa nonna di 3 nipoti.
Suo marito Alberto è veramente un famosissimo paroliere. Pensate, lui ha scritto Io vagabondo, incisa dei nomadi, Bella da morire degli Homo sapiens, L'isola di White dei Dick Dick, Terra promessa di Eros Ramazzotti, Lei verrà di Mango, Donne di zucchero, Io nascerò di Loretta Goggi e Senza pietà di Anna Oxa. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani in tantissimi. Un bacio da me, Silvia Pagni, e buon di pomeriggio. Ciao a tutti!